Vi avevo lasciato una piccola sfida e cioè rendere automatico l'inseguimento da parte di un Nafmesh Agent nei confronti di un bersaglio che si sposta. E questo bersaglio è la sfera a cui ho pensato di dare un'accelerazione applicando una forza costante su di essa. Sostanzialmente bisogna far sì che l'agent vada periodicamente a controllare la posizione del bersaglio e se questo si è spostato aggiustare il suo comportamento affinché non capiti questo. Cioè che venga rilevata la posizione della sfera iniziale e che poi l'agent vada lì, mentre la sfera intanto se ne scappa via. Allora, intanto aggiungete una forza costante, constant force con add component, physics. E l'ultima voce è proprio Constant Force, che io ho poi fissato sull'asse della X in ragione di un'accelerazione di un metro al secondo per secondo. Richiamate poi non fosse già aperto l'editor di codice con asset sync mono develop project. Mettetevi nel metodo update dove io ora andrò a togliere il commento al codice che avevo già preparato. Innanzitutto ho spostato da questo blocco l'istruzione che va a rilevare qual è l'agente mesh in questione, in modo che possa essere a disposizione anche nel nuovo codice. Vi ricordo che lo script Espone una variabile pubblica che è un riferimento a un oggetto, questo public transform obiettivo, la sfera, che ho agganciato lo script a suo tempo trascinando nella casella che espone la variabile pubblica obiettivo, che cosa? Proprio la sfera, ricorderete no? dalle precedenti lezioni. Ecco perché essendo un riferimento ad un transform posso chiedere qui nel controllo la sua posizione. E confrontarla con un'altra variabile vecchia posizione, cioè voglio accorgermi quando si è spostato, anzi spostata, visto che stiamo parlando dalla sfera. Position come proprietà del, del transform è un vector 3, ecco perché qui ho aggiunto nelle, nelle variabili anche questo vector 3 vecchia posizione. In partenza, cioè nel metodo start. Ho aggiunto eh, questa istruzione che va a copiare in vecchia posizione quella attuale. In partenza sono uguali, la vecchia e la nuova coincideranno. Nel metodo update si andrà quindi periodicamente a controllare se la posizione della sfera è cambiata rispetto alla vecchia posizione. La risposta è ovviamente sì perché è soggetta alla, force, alla forza che eh, continuerà ad accelerarla. Poi si potrà obiettare. Ed è giusto che questo controllo sia fatto troppo spesso e potrebbe andare a incidere in corrispondenza di tanti oggetti in modo significativo sulle prestazioni del gioco. D'accordo, ma quello è un altro problema. Dovremmo temporizzare in modo tale che questo controllo venga fatto so, ogni mezzo secondo, ogni terzo di secondo. È una questione però tecnica che va al di là della parte che riguarda il NetMesh Agent, se, e quindi trascuro. Quando rilevo che la nuova posizione, position, è cambiata, la ricopio nella vecchia posizione. Così saremo pronti per il prossimo controllo e il prossimo adattamento di, di pathfinding. E riconfiguro l'agente mesh eh, impostando una nuova posizione di ricerca, un nuovo obiettivo, quello che in questo momento ha la sfera. Comandiamo la build. Rivediamo che cosa succede. Il personaggio, la mia capsula, si adatta dinamicamente alla posizione del, dell'oggetto e si comporta di conseguenza. Proviamo a dare un po' di vantaggio alla povera sfera che viene beccata subito. 2 come forza, ecco, ce la fa sfuggire perché poi la sua velocità continua ad aumentare e la distanza che separa l'inseguitore dalla sfera stessa di fatto continua ad aumentare. Durante l'inseguimento possiamo anche comandare all'agent di fermarsi se necessario. Io l'ho fatto al clic destro del mouse inseguo, fermati. È facile, basta chiamare il metodo stop sull'agent, l'ho fatto qui sotto, controllando se l'altro bottone del mouse è stato premuto, allora stop. Per riprendere l'inseguimento. Vediamo con l'altro bottone del mouse, magari abbiamo invece il metodo resume build e test fermati riprendi benissimo in questa nuova situazione ho Differenziato un'area rispetto alle altre, cioè ho attribuito un diverso layer rispetto al pet a questo cubo e quindi alla sua superficie calpestabile. Questo per spiegarvi che c'è la possibilità di attribuire un diverso costo di percorrenza ad un oggetto rispetto agli altri. E questa potrebbe essere una piattaforma che a un certo punto diventa rovente oppure ricoperta di uno strato d'acido, cioè qualcosa che. Di per sé potrebbe essere anche percorribile se ne vale la pena, cioè, se non ci fosse un altro percorso a costo minore, allora l'agente dice: D'accordo, ci passo sopra, perderò magari un po, di, un po' di salute, ma è ancora più conveniente che non fare il giro largo, che non evitarla. Vediamo come. Intanto si va a definire un nuovo layer qua sotto Arias, lasciate stare i tre built-in. Non sono modificabili. User il primo, ho chiamato questa superficie infuocata. Se lascio il costo 1, non cambia nulla, per cui verrebbe trattata alla pari delle altre. E quindi quello che succede, lo sapete. La sfera, intanto, l'ho messa qua E questo, anzi, aspettate che tolgo anche la forza. Così. Va bene, questo è il percorso più conveniente. Ora, a modificare però il costo di questa infuocata proviamo a mettere 6 bisogna ricomandare il bake quello che succede è che zac, salta subito giù evitando il percorso troppo costoso infine per concludere questa panoramica sul meccanismo del pathfinding introduciamo nella meccanica del gioco degli ostacoli dinamici cioè che non sono presenti al momento del baking e quindi per i quali non è possibile precalcolare fin dall'inizio un percorso per aggirarli, ma che appaiono, pensate a un platform, sotto forma di um, spawning, di oggetti, a seconda degli eventi e di come il giocatore sta interagendo con il, con il gioco. Ho aggiunto sulla scena questo cubo, gli ho tolto la gravità in modo che la forza costante lo possa far scivolare come se non ci fosse attrito, diversamente otterremmo. Semplicemente che a un certo punto questo specie di muro eh, cada nella direzione in cui subisce la forza. Nel mio caso l'ho applicata sull'asse Z, quello blu. E quello che succede è questo: un possibile ostacolo. Gli si aggiunge allora un componente di navigation che lo qualifica appunto come ostacolo. Eh, Selezionatelo, Add component navigation neve mesh obstacle. Ho orientato meglio la telecamera per apprezzare quello che succede in casi diversi, qua ho applicato una forza tale da non rendere questo blocco mobile un vero ostacolo. La capsula arriva, dice "Nessun problema, ce la faccio". Ma guardate invece cosa succede se rallento l'ostacolo. 0.35 è la forza che funziona nel mio caso il navmesh agent deve invece tenere conto e rallentare e poi schivarlo così fantastico oltre a aver concluso questa panoramica sul pathfinding, come ci supporta l'indice del manuale online di Unity ci si, si rende conto di aver esplorato tutte le principali, almeno quelle principali aree, abbiamo parlato dell'editor un pochetto di grafica, certamente di fisica, però soltanto nel campo 3D: di scripting, di audio, di animazioni, di user interface e di navigation and pathfinding. E qui un momento di riflessione anche da parte mia su quale potrebbe essere lo sviluppo futuro relativamente a Unity. per me è il momento di mettere in playlist non so per quanto l'argomento Unity certamente sul piatto ci sono ancora altre cose abbastanza succolente, sto pensando a un piccolo tutorial sul multiplayer devo però prima trovare a mia volta qualche cosa che mi arrisca per bene le idee che sia un libro, che sia una playlist di qualche altro sviluppatore non, non mi vergogno perché spesso il mio è un lavoro di sintesi di lavori fatti da altri, perché non avrei il tempo materiale, non sono Superman per approfondire, fare test, sviluppare esempi. Ehm, ma anche per questo ci vuole parecchio tempo, ve lo assicuro. Trovare un modo abbastanza semplice di spiegare cose potenzialmente complesse. Sto pensando a cose come un piccolo tutorial sul gioco multiplayer, un giochino completo, oppure come spesso si ritrova nell'editoria quei libri di ricette di Unity, Unity Cookbook. E questo già mi piace di più perché mi sembra maggiormente alla mia portata come tempo a disposizione, cioè andare ad approfondire alcune meccaniche di giochi di vario tipo e proporli come micro, come sezioni di un, di un gioco più ampio, che però non ho la possibilità di proporvi. Un altro capitolone è la parte 2D. Ho addocchiato. Su Amazon stanno per uscire interessanti eh, libri eh, da cui poter po prendere spunto per un piccolo tutorial, un tutorial su come sviluppare eh, appunto un, game, un 2D game. A latere, l'idea di eh, riprendere un corso da zero di C Sharp alla versione 6.0 la più aggiornata. ma svincolato da tutta la parte.net, quindi il C Sharp come primo linguaggio e come linguaggio di scripting. Ma ho bisogno di un momento di riflessione, anche perché voglio accelerare le attuali playlist in piena corsa del PHP sul PHP e sul C che per me sono prioritarie. E ahimè, per voi ho bisogno di mettere in pausa per il momento l'argomento Unity. Sia per approfondire alcuni aspetti che non ho sulla punta delle dita, devo documentarmi, non ho mai fatto un, un segreto, non, non c'è da vergognarsi, mancherebbe anche solo far la sintesi, aggiungendo però comunque qualcosa di mio, l'ho sempre fatto, di lavori di altri, tutorial anche in forma video e spesso in lingua straniera, acquistare qualche libro, macinarmelo, ci vuole davvero tanto tempo. E sebbene sul piatto si potrebbero mettere tante cose, sto pensando a un piccolo tutorial sul multiplayer, un approfondimento sul meccanismo delle animazioni, però occhio, mai dal punto di vista del designer del grafico, perché lì proprio non ci becco. Per cui anche costruzione di modelli 3D con rigging non escludo al 100%, ma sarà veramente difficile un piccolo gioco dalla A alla Z, sempre trovando però un riferimento già pronto solo da commentare e da eventualmente adattare una playlist, questa mi piacerebbe perché abbasserebbe un po' probabilmente il livello di complessità fino a poterla introdurre anche a livello scolastico, sullo sviluppo di game 2D, una playlist che è un po' come quei libri che hanno nel titolo Cookbook no? ricette su Unity, quindi tante piccole situazioni con giochi tipo diverso e come si fa in un eh, FPS boh, a far sì che il nemico ti rincorra e ti spari, come si fa a gestire la vita, come si fa in un platform e così via. Questa playlist mi ispirerebbe abbastanza perché di materiale in giro ce n'è parecchio eh, con cui aiutarsi. Avendo poi sotto mano una roba semi-semi-semi dignitosa si potrebbe anche vedere come pubblicare no? un gioco sulle varie piattaforme disponibili. Un altro tassello che mi manca a livello di canale è un corso sul C sharp come linguaggio di scripting, magari come primo linguaggio e anche come linguaggio di scripting, perché finora è sempre stato abbinato all'ambiente.net con diverse problematiche e diversi obiettivi. Quindi argomenti, come dicevo, non ne mancherebbero, però. Ho bisogno di accelerare le attuali playlist in piena corsa che per me hanno un forte valore didattico per, per la scuola, cioè quella sul PHP e quella sul C ⁇ Tra parentesi, arrivati a fondo di quella del C ⁇ sto pensando alle caratteristiche più spinte della OP, promozione oggetti, saremmo anche pronti a tentare di fare un parallelo con un'altra infrastruttura fantastica, sto pensando... Naturalmente al Unreal Engine, che è ormai nativamente predisposta per il C++. Ma il salto è notevole, ve l'assicuro, è molto più difficile. E i risultati che si ottengono non comunque da altro pianeta rispetto a Unity, che rimane una validissima, ovviamente, piattaforma di sviluppo. Un'altra sezione che, dal mio punto di vista, ha priorità sull'approfondire Unity. E quella relativa allo sviluppo delle app. Vorrei assolutamente vedere come, col Visual Studio, utilizzando strumenti già in nostro possesso, sto pensando sempre alla scuola, all'HTML5, in JavaScript, generare in automatico codice più o meno nativo da Visual Studio, abbinato con librerie di PhoneGap. Ecco, capite che si tratta di argomenti che richiederanno un certo tempo, non escludo che tra un po' io possa cominciare in parallelo ad approfondire uno degli argomenti cui ho accennato prima di Unity. Non so però dire esattamente quando, e certamente dovrete accontentarvi di un ritmo di pubblicazione non frequente, come tutto sommato è stato per questa playlist nella sua parte finale. E vi ringrazio per la pazienza e la tenacia con cui mi avete seguito. Quindi, eh... Molto probabilmente non arrivederci, ma senza, senza una data precisa. Grazie intanto per avermi seguito fino a questo punto. E spero vogliate nel frattempo colmare il gap, l'attesa, seguendo una delle playlist a cui di proposito ho appena accennato. A risentirci.